Allora, se c'è un'informazione sui droni che è difficile reperire, è come volare nelle zone rosse. Per questo siamo oggi da FTO con Filippo, che ci spiegherà appunto come riuscire a volare anche su una città tipo Venezia, dove basta tirarsi su con il drone e filmare delle cose incredibili. Però ha, diciamo, delle particolarità e vediamo come e cosa fare per riuscire a, insomma, volare lì a Venezia. Venezia come esempio. Vediamo anche altre. Qualche esempio aggiuntivo. Diciamo che quello che vedremo è un po', come dire, una prassi, quindi tu che devi fare un lavoro, ti viene richiesto un lavoro su Venezia, magari di un albergo specifico, e vediamo quindi come riuscire a capire tramite di flight, tramite i vari permessi da richiedere, le categorie di patentini da avere, come riuscire a entrarci. Allora, innanzitutto bisogna partire un po' dal concetto che tutta la nostra informazione deriva dal sito di D-Flight, appunto, che è messo a disposizione da ENAC e che è stato sviluppato in collaborazione con ENAV, l'Agenzia Spaziale Europea e altri, insomma, nomi importanti come Leonardo, Airbus, eccetera. Quindi abbiamo uno dei migliori portali in Europa di geoinformazione per lo spazio aereo. La cosa principale da capire è la zona in cui voglio volare, se dal punto di vista dello spazio aereo o di qualche infrastruttura che si trova sul terreno è in qualche modo vincolata. In base a questo vincolo, io sono in grado di capire in primis se la mia operazione si può svolgere liberamente, quindi se posso presentarmi lì con il mio drone e volare, o se ho bisogno dei permessi, o se eventualmente ho anche bisogno di un certo tipo di attestato. Infatti, queste sono un po' le macro categorie da considerare. Quindi, Allora, prima cosa, ho messo giù il telefono con il cliente. subito su D-Flight vado a verificare quale sarà il punto esatto. Quindi poniamo che abbiamo un albergo che si trova qui a Venezia, dove c'è questo ponticello. Allora, quello che dovrò fare sarà interrogare appunto la piattaforma semplicemente facendo tasto destro e mi uscirà fuori questa finestrella. Allora, intanto, una prima occhiata, vediamo subito che la zona è di colore rosso, c'è un bel cerchio rosso, quindi già abbiamo un'indicazione, come ci dice anche il Bondi Flight, che le operazioni non sono consentite. A questo punto ho due parti, una che riguarda le regole dell'aria, quindi che regole devo rispettare in quello spazio aereo, e l'altra che mi dice che zone sto interessando, così che nel momento, insomma, in cui io debba chiedere un permesso so a chi devo rivolgermi più che altro. Quindi le regole dell'aria qui mi dicono che le operazioni sono vietate e di base mi serve un qualche tipo di permesso. Ora, la zona che io vado a interessare, e la leggo qui sotto, schiudo questa. Magari, esatto, è la P234, LIP234 Venezia, zona vietata. Allora, di tutta questa pappardella a me interessa sostanzialmente questa P, che mi sta a indicare che è una zona proibita, infatti le Ok. zone sono proibite, regolamentate, pericolose, e il 234 è il numero generico con cui è stata categorizzata. In Ok. Italia ci sono un tot di zone, questa è la numero Quindi 234. proibita 234 e tu mi Esatto. dicevi che proibite sono cose a terra, quindi. Esatto, riguarda un qualcosa che è sul terreno. Il punto qual è? Che io questo tipo di informazione non lo ottengo semplicemente interrogando di flight e chiedendogli chi è che determina questa zona sul terreno, ma devo informarmi un po' secondariamente chiedendo a ENAC di base, ma è che lo Ok. chiedo a ENAC chiedendo la direzione aeroportuale di competenza, che è un po' il Ok. nostro riferimento, dove la trovo sul sito di ENAC, o scrivendo su Google semplicemente direzione aeroportuale di competenza e guardo qual è quella che mi riguarda. Io Ah. semplicemente posso andare sul sito di ENAC, è molto più semplice il procedimento. Noi siamo nella zona nord-est perché Venezia è in Veneto. E Ok. quindi io semplicemente andando sulla zona nord-est trovo il bel numero di telefono, lo chiamo e proprio verbalmente gli chiedo chi è che gestisce la zona 234. Ok. E loro mi dicono la zona 234, come tra l'altro il 90% delle zone proibite in Italia, è un carcere. Quindi sarà di competenza di un ente che si chiama DAP, che è chi gestisce tutti gli istituti penitenziari. E quindi di base devo chiedere un nulla osta a loro. Ok. Loro tra l'altro hanno già una, chiamiamola, convenzione con ENAC, per cui nel momento in cui ti autorizzano puoi già volare. Il nulla osta come? Con le procedure che vengono descritte dal DAP. Loro nello specifico vogliono che venga compilato un modulo che si chiama ATM03, Che troviamo sul sito di ENAC. ma che comunque ci forniranno loro. Noi nel momento in cui andiamo a contattare un Ah, ente di una ok. zona proibita per ottenere un permesso, saranno loro che ci manderanno una serie di documenti da Ok, compilare. quindi non siamo noi a dover fare ricerca, diciamo, di In vari moduli. genere sì. Ok. In molti casi, magari non parliamo nel DAP, parliamo di un altro istituto. Che magari non hanno troppe richieste, non sono Esatto.
Esatto, può anche essere che ci dicano banalmente di fornirgli quali saranno i dati del volo, quindi una sorta di piccolo piano di volo in cui indichiamo l'orario di crollo, chi piloterà il drone, che tipo di drone, carte entità. Quindi è una zona proibita, quindi il motivo è perché c'è qualcosa a terra che ce lo impedisce. Esatto. Dobbiamo contattarli, cioè dobbiamo scoprire chi sono. Tramite la direzione aeroportuale di competenza. Di competenza. E loro ci diranno, guarda, è il carcere, quindi noi contattiamo poi chi gestisce questa cosa. Esatto. E loro ci daranno poi i moduli, eccetera. Esatto. Quindi mettiamo che, come dicevi prima, che Venezia appunto possiamo dividerla in due parti, che abbiamo questa zona in cui abbiamo, diciamo, visto il nostro albergo, che è per le categorie open, e un'altra che è per... un'altra zona che invece è quella che riguarda una lì superficie, che è quella dell'ospedale, che invece in quanto appunto uno spazio aereo che non è più come la zona proibita, che quindi riguarda un qualcosa a terra, ma è uno spazio aereo che riguarda un'infrastruttura in qualche modo legato all'aviazione, infatti un eliporto. Allora, in questo tipo di zone, purtroppo, con un attestato open, quindi a 1, a 2, a 3, esattamente, non è possibile volare. Infatti, se noi andiamo su D-Flight e interroghiamo una zona rossa che riguarda eliporti o aeroporti, lo stesso D-Flight ci dirà che all'interno della zona geografica sono vietate operazioni della categoria open, quindi a 1, a 2, a 3. All'interno si può volare solo in categoria specifica, cioè lo specific, che è lo step successivo. Ok, e io, visto che adesso praticamente devo rinnovare tutto, quindi io adesso devo fare sicuramente il primo step, che è A1-A2. A1-A3. A1-A3, scusami, esatto. A1-A3. Allora, cioè che... A1-A3 e A2. Si parte dalla A1-A3, che è la base. Sì. È il primo step per accedere a un qualsiasi tipo di attestato drone. Ok. Okay. Il secondo step è poi l'A2. Allora, l'A1-A3 mi permette di volare con una pericolosità bassa. Quindi gli attestati di base si dividono in base alla pericolosità dell'operazione che andrò a compiere. Okay. Un A1-A3 è un attestato poco rischioso, quindi mi permette di volare o con droni molto leggeri in zone urbane, oppure posso volare anche con un drone di 25 kg, però in una zona del tutto desolata. Okay. E desolata vuol dire 150 metri da edifici, infrastrutture, e 50 da persone. Ok. Quindi è vero che da una parte volo con un drone pesante, ma non posso far male a nessuno, dall'altra parte volo in una zona invece più densamente popolata, ma con un drone leggero. Okay. E con leggero si intende sotto i 200, sotto i 500 grammi. Sotto i 500? Esatto. La distinzione dei 250 mi determina il fatto che io posso volare anche su persone che non riguardano la mia operazione. Questa è la 1. La 3, appunto, invece fino a 25 kg in zone però totalmente, diciamo, disabitate. Vengono insieme la 1-A3 e un attestato solo, che però di base ti dà la possibilità di operare in due modi. In due, ok. Il conseguimento è il superamento di un esame a risposta multipla sul sito di ENAC, che costa 31 euro, a cui si accede solo ed esclusivamente con lo SPID, per cui se non l'avete fatevelo. È un esame per cui uno in realtà si può preparare anche autonomamente, con un PDF che ENAC mette a disposizione. Okay. Il motivo per cui molte persone si rivolgono ai centri di addestramento come noi per andare a effettuare la 1-A3 è che anche il PDF che forniscono loro e il tipo di argomentazioni e domande che si trovano sono molto aeronautiche. Ok. Quindi molti appunto ricorrono un po' al supporto di un centro di addestramento per riuscire ad avere una spiegazione, diciamo, un po' più... sì, più per umana, che non sia direttamente qualcosa di super proiettato nell'aviazione, e quindi perché risulti più comprensibile a tutti gli effetti. E non è prevista una parte pratica obbligatoria, uno può fare l'attestato così, però chiaramente diciamo che appunto il drone in sé non è difficile da pilotare, però è tutto quello che ci sta dietro. Sì, sì, sì. Quindi sì, gestire un'operazione, capire quali sono le possibili emergenze a cui si va incontro, come gestire tutti i vari sistemi. Insomma, noi chiaramente raccomandiamo di fare un corso che sia un po' integrale. E poi c'è la 2.
La 2 sblocca la possibilità sostanzialmente di volare in zone urbane o con droni non ancora marchiati CE, okay, fino ai 2 kg, o con droni con marchiatura CE, la famosa C0, C1, sì, sono le categorie, no? Fino a 4 kg. Ok. Quindi io di base posso andare a volare in una zona urbana con un drone molto più pesante, quindi potenzialmente con delle prestazioni superiori. Quindi facciamo anche l'esempio tipo Mavic 3 Cine. Okay. Ok. Quindi abbiamo un drone bello performante, 6 sui 900 grammi. Ok. Quindi siamo sopra i 500. L'Inspire, beh, quello ultimo siamo credo sui 3, un po' più di 3,5. Ah, quindi ancora quello dentro. Vecchio sei vicino ai 4. Ok, quindi esatto. Okay. Quindi appunto abbiamo la possibilità di volare più professionalmente, sì, in zone urbane. Diciamo cosa che con la 1-3 non si può se fare. Vuoi essere, se vuoi fare questa cosa effettivamente professionalmente, devi avere una 2, appunto. Cioè, sì, almeno una 2, assolutamente sì. Se no si è relegato a volare con un drone tipo un Mini 3, che comunque è un'ottima macchina, che però, insomma, se sei un professionista, chiaramente ti manca qualcosa. Cioè, diciamo che se punti su quello, sì, ti conviene fare determinati passaggi. Se è una cosa che integri così, perché hai il trattore da filmare nel campo. Esatto. Sì. Diciamo che la base, secondo me, quando si parla di questo mondo, è che se uno fa video di lavoro, deve pensare su un drone di avere almeno un sensore da un pollice. Sì. Almeno. Okay, sì. Quindi droni sotto i 250 grammi con un vero sensore da un pollice che ti dia veramente quelle prestazioni, non ce ne sono. Bisogna andare per forza su qualcosa tipo il 3 Cine o il Classic. E siamo sui 900 grammi, okay, da lì la 2. Sì, stiamo parlando di... Quindi poi fatto la 2, quindi nel caso della zona proibita dove avevamo il nostro albergo, possiamo farlo con la 2. Ma anche con la 1-3 in realtà, se siamo sotto i 250 grammi. Giusto, esatto, giusto, quindi già questo apre sicuramente più porte. Diciamo che di base in zona proibita con una testata open ci puoi volare. Ok, quindi si io chiede con... nulla osta, se tutto è in ordine si può volare anche con l'open. Con il Mini 3 Pro posso farmi un giro, esatto, se ho fatto, esatto, tutto, esatto, assicurato anche il drone. Invece nell'altra dobbiamo andare sullo specific. Esatto, tutte le zone che riguardano in qualche modo dei velivoli con equipaggio, quindi eliporti e aeroporti, allora lì è necessario avere lo specific, che è l'attestato successivo all'open. Lo specific quindi non richiede il fatto di avere gli altri... Esatto, sono propedeutici. Allora, quando si parla di specific, non si è in grado di dare dei termini come quelli dell'open, no? Dove in A2, 2 kg, 4 kg, cioè... Okay. Lo specific, possiamo dire banalmente, che ci permette di fare tutto quello che non possiamo fare, con droni fino a 25 kg, con gli attestati open. Ok. Quindi voglio volare con un drone a 10 kg in zona urbana, devo avere lo specific. Però perché non si riesce a dire così genericamente dei limiti di peso, di base? Perché lo specific si divide in scenari. Quindi abbiamo degli scenari precostruiti, diciamo, che sono gli STS 1, 2 europei, quindi EASA oppure quelli italiani, che noi dobbiamo rispettare sostanzialmente. Uno, quando esce da un centro di addestramento, ha d'ufficio uno scenario STS 01. Quindi vuol dire che io posso volare con un drone fino a 10 kg, okay, in zona urbana, rispettando tutta una serie di regole, okay, che sono descritte nello scenario, che insomma sono, okay, piuttosto complesse. Per ottenere uno specifico, cosa devo fare? Devo fare un corso di comunicazione aeronautica, quindi, okay, comunicazioni radio. Devo fare un corso CRM, Crew Resource Management, cioè lavorare in equipaggio. Questo è lo scopo del corso, perché in specific non sarò da solo, ma potenzialmente avrò un osservatore, quindi un'altra persona che mi aiuta, okay, almeno una. E poi devo fare obbligatoria una parte pratica, al termine della quale avrò un esame pratico. Quindi lo specific è un po' l'attestato più complesso, diciamo. Sì, e... diciamo che è quello che ti piazza anche in, esatto, a livello professionale. Molta gente, tieni conto, che fa lo specific non tanto per volare con un drone di 10 kg, sì, quanto per il fatto che può andare a richiedere i permessi per volare in zona rossa, tipo quella che abbiamo qui davanti. Se io a Venezia voglio inventarmi di andare a volare, bello sto quadratone grigio qua, voglio inventarmi di andare a volare, non so, in piazza San Marco, okay, piazza San Marco mi cade in piena zona rossa che riguarda l'eliporto.
Ok, quindi senza o specifico, specifica, anche se volo con un drone come il Mini 3, sotto i 250 grammi. Ok. L'idea è questa. E qui tra l'altro a Venezia si vede anche appunto che c'è un NOTAM, quindi il risultato di una richiesta di permesso di sorvolo con un drone. Infatti qui se andiamo a vedere, su regole dell'aria, vediamo che c'è un Civil Unmanned Aircraft, che significa che qui qualcuno con lo specifico è andato a chiedere un permesso, il permesso gli è stato accordato e quindi è stato creato un NOTAM per avvisare chi vola invece a bordo di un velivolo con equipaggio che lì c'è attività di drone che normalmente non dovrebbe esserci. Okay. Quindi Venezia diciamo che è un esempio abbastanza completo. Perché abbiamo la zona proibita dove posso volare in open, abbiamo la zona riguardante l'eliporto dove mi serve lo specifico, abbiamo e vediamo che qualcuno là qui che ha chiesto che è riuscito ad avere lo specific, bravo Cristiano. Esatto. Bravo Cristiano. Cambiando città le cose cambiano, non è tutto uguale come okay. Padova è molto differente, nel senso che Padova ha un aeroporto e un eliporto. Sfortuna, tra virgolette, vuole che siano attaccate al centro e quindi cosa succede? Che nel centro di Padova, nelle zone limitrofe all'aeroporto, che è vicino al centro di Padova, per volare ho bisogno di una specifica di base. Dove si vede rosso, in ogni caso non si può volare. Va capito, esatto, va capito se si parla di zone che riguardano aeroporti e aeroporti o zone proibite. Quindi se quelle sono le due. O aria. Esatto. Prevalentemente. E sulla base di quello capisco anche se mi serve un open o se mi serve uno specific. Ok. Se dovessi ricapitolare adesso, so che devo andare su The Flight, capire sempre dov'è, il primo punto dov'è il problema, quindi a terra o aria, esatto. Capire quindi in base a quello se mi serve uno specific, quindi magari mettiamo che io non ho voglia di fare lo specific perché sicuramente è una rottura di balle in più, dico resto sulle categorie open, quindi se vedo che è solo un carcere procedo nel capire a chi chiedere il permesso, chiedo il permesso e gli do le informazioni sulla data, eccetera, quindi non possiamo sparare date. No, bisogna essere precisi. Allora, le date devono essere abbastanza precise, perché si chiede un permesso per volare in una zona dove non possiamo. Sì, quindi devono sapere. Noi in genere abbiamo sempre l'abitudine di chiedere più di una data, okay. Perché certi permessi, allora, se parliamo di zone proibite, in genere in 4-5 giorni si ottiene il permesso, okay. Se tutto è in ordine. Okay. Se si parla invece di eliporti o aeroporti, sì. Parliamo di un permesso che va chiesto 35 giorni prima, okay. Parliamo di un permesso che costa 110 euro. Ok. E se siamo in aeroporti, zone rosse, scusami, che riguardano aeroporti militari, allora la tempistica aumenta a 65 giorni di anticipo. Il che significa che io non posso pensare di riservarmi una sola giornata, perché sicuramente quel giorno piove, cioè matematico. Quindi l'idea è di riservarsi una finestra di 2-3 giorni. Okay. Chiaro che non potremo mai andare a chiedere 2 settimane. Sì, okay? Sì, sì. Quindi 2-3 giorni quella. Per sicurezza sempre più sì, grande all'anticipo. Sì, sì, sì. Ok, quindi questo diciamo mancava come informazione. E quindi in base a quello appunto si capisce, sappi che se io ho specific chiamo te e non ho voglia di cimentarmi, però se appunto uno vuole, dice ok io voglio lavorare solo con droni, se lo fa. Cioè. Beh, se uno vuole lavorare solo con droni è chiaro che deve avere tutto, cioè, perché altrimenti diciamo che zoomando un po' indietro sull'Italia, insomma le zone rosse... Non so, cioè le cose più interessanti non mancano. Sono mamma mia. Esatto, soprattutto da noi al nord, prima parlavamo appunto della zona di Milano. Milano un po' per la città, un po' per gli aeroporti che la circondano. Magari parliamo anche della zona del Friuli, che è anche bella colorata. Il Friuli è una zona molto militarizzata in Italia. Ah, okay, sì. E di conseguenza ci sono molte zone che hanno insomma determinate caratteristiche. Pazzesco, cioè esatto. Tappezzata. Se uno vuole lavorare a livello un po' professionale. Specific. Sì, se no più che altro ti precludi i 3/4 dei lavori che ti vengono chiesti. Anche sì. Perché il cliente ha il potere magico di chiederti lì. Sempre il lavoro al centro. Hai presente l'aereo rossa. Che decolla? Lì. Esatto. In genere hanno la passione degli eliporti, cioè l'albergo, la casa che devi rilevare è di fianco all'eliporto puntualmente. Ok, ok. Quindi sì, dobbiamo avere il drone in regola.
Quello, e dobbiamo, anche perché poi dobbiamo dare questi dati all'ente a cui facciamo le richieste, quindi se non abbiamo anche il codice, il numero di serie eccetera fornito anche, che è D-Flight se non sbaglio, che dà tutto adesso. Esatto, infatti D-Flight, cioè riferimento totale, cioè registrazione droni, registrazione operatore, informazioni. E non te lo dà se non hai un'assicurazione se non sbaglio? O in te lo realtà dà lo stesso? No, te lo dà lo stesso, tu devi assicurarlo. Mi ricordo che c'era qualcosa, forse, che non so, perché quando l'ho registrato, tipo il Mini 3 Pro, c'era qualcosa che non mi dava se non inserivo tipo i dati dell'assicurazione. Non mi risulta, nel senso, il drone te lo fa registrare, e sia professionalmente che per hobbista. I dati assicurativi, in realtà, sono gli unici che una volta che è stato inserito il drone sono poi quelli editabili. Sì, perché è chiaro che poi ogni anno ti scade l'assicurazione, magari la cambi, non ti trovi bene, che ne so. Quindi quelli sono editabili, quindi non ti determinano il poter registrare il drone o no. Chiaro che poi uno per volare, a parte i permessi, a parte tutto, deve avere drone registrato, deve avere l'attestato giusto, deve avere l'assicurazione, deve essere registrato come operatore e se opera in specific, i droni devono essere dichiarati nello scenario. Ok. Questi sono i requisiti. Chiaramente i costi cambiano a seconda che uno sia un operatore hobbista o professionista, sia a livello di operatore sia a livello di registrazione del drone. Vabbè, alla fine comunque non stiamo parlando di cifre. Sì, ripeto, se uno lo fa per lavoro, cioè il minimo proprio indispensabile. E basta. Come sempre, se ci sono altre domande, scrivere qui sotto o andate a rompere volentieri a lui. Poi vabbè, qui metteremo i tag dove potete anche contattarlo, giustamente. Poi niente, ci vedremo prossimamente perché devo rinnovare tutto, certo, e fare anche la 2. E basta, hai qualcosa da aggiungere? Ma allora, sicuramente la formazione è importante, è importante rivolgersi ai centri di addestramento che siano situati nel vostro paese, quindi appunto ai centri di addestramento in Italia, semplicemente perché la normativa a cui si è sottoposti, almeno noi, è quella italiana, e quindi andare a conseguire attestati all'estero può avere molti elementi che cambiano rispetto a quella che è la normativa nostra. Molte cose alla fine si scoprono solo, insomma, non per tirarcela, ma effettuando un training con chi lo fa di lavoro. Ok. E quindi se io tipo prendo tutti gli attestati adesso, diciamo in Italia, hanno validità anche in Europa? Ni. Allora, in teoria sì, perché siamo tutti sotto EASA, ed EASA è l'ente europeo. Sì. Quindi nasce perché vuole che tutti abbiamo le stesse regole in tutta Europa. Però EASA dà un regolamento minimo, quindi dice ogni stato deve adattarsi almeno a questo. Gli stati aderenti appunto alla comunità europea possono eventualmente decidere di implementare. Ora, generalmente, rispondendo a grandi righe, sì, si può volare un po' ovunque, però è sempre bene informarsi col singolo stato. La normativa di ogni singolo stato e il suo D-Flight, perché ogni stato ha il suo, e volendo la trovate anche sul nostro sito di FTO Remote Fly, dove appunto abbiamo fatto una lista di tutti gli stati con tutti gli enti per l'informazione, tutti gli enti dell'aviazione. E questo magari mettiamo il link sotto, così potete trovare, così quando andate in vacanza. Esatto, ecco, uno che è un po' borderline alla Francia, loro hanno le loro cose, ecco. Va bene, allora, grazie di nuovo per l'aiuto, perché abbiamo già fatto un video su come mettere in regola le Mini 3 Pro, visto che penso rapporto qualità-prezzo e qualità d'immagine sia tra le cose più raggiungibili. Rimane uno dei migliori, anzi qualità-prezzo è il migliore. Ti sblocca veramente tante situazioni in cui non potresti volare con altre cose. Quindi il video è questo. Ripeto, se avete dubbi, domande, scrivete qui nei commenti oppure contattate Filippo direttamente. Quindi il numero di casa. Grazie. Esatto, suonarmi al campanello di casa mia. Suonare, andate a bussargli. Siamo in aeroporto a Padova, insomma, siamo a FTO Remote Fly, quindi venite volentieri qui in ufficio, ci chiamate o ci scrivete e insomma rispondiamo sempre. E basta, ci vediamo al prossimo video. Ciao.